Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui questa sera, di essere così numerosi. Questa è una serata organizzata dal Comitato Acqua Pubblica, Acqua Bene Comune di Chieri, un comitato che fa parte del Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino e del Forum Nazionale dell'Acqua. Una serata organizzata dal comitato ma anche dalla scuola, dal Liceo Monti, che ringraziamo per chi ci ha concesso di essere qui questa sera e per il lavoro che è stato fatto con alcuni dei suoi studenti e dei docenti di questa scuola. Quindi grazie davvero a tutti. Vi invito innanzitutto a dare un caloroso benvenuto a Padre. Per un po', perché secondo noi è veramente importante quello che ci potrà dire questa sera, un contributo forte, una riflessione forte e, se mi permettete, perdonatemi, lo dico così molto alla buona, credo che ne abbiamo un po' tutti bisogno, di una riflessione che ci aiuti a capire, ci aiuti a pensare e poi ci aiuti a scegliere e ci dia delle motivazioni ulteriormente importanti perché tutto questo si trasformi in azioni nella nostra vita. Quindi io direi che la cosa veramente più importante che possiamo fare noi stasera è cercare di ascoltare con molta attenzione, ma non solo con le orecchie, perdonatemi, con il cuore, perché questo ci aiuti davvero a capire, a comprendere e a portare tutto questo nella nostra vita. Prima di lasciare la parola a Padre Alex, due saluti importanti e anche due testimonianze, perché sono due presenze importanti. La città, il nostro sindaco vuole salutare a nome della città Padre Alex e quindi lascerei la parola. L'importanza di questa serata è già chiaramente visibile dalla presenza in questo auditorium che difficilmente si vede così colmo. Sappiamo tutti la fatica che si fa normalmente a proporre qualche riflessione, qualche tema e a ottenere l'ascolto così numeroso. Quindi questo dice chiaramente qual è la stima, la considerazione di cui gode padre Alex Tranutelli presso tutti, perché da qualunque parte in Italia credo che abbia la stessa accoglienza. Ed è giusto che sia così, perché tutti noi sappiamo quanto sia un testimone credibile. Oggi noi abbiamo tantissimi proclami, tantissime parole che su ogni tema ci sono sempre quelli che sanno e che propongono, ma difficilmente troviamo qualcuno che dà la sua testimonianza credibile, perché è una testimonianza di vita, una testimonianza coerente, una testimonianza lunghissima, dovuta anche alla sua età. Però vediamo che questo non l'ha per nulla indotto al riposo, perché sta continuando a portare questa testimonianza. Sono molto interessato a quello che sentiremo, ma so già che, essendo un testimone di questa portata, non sarà una serata rilassante. I testimoni veri sono testimoni inquietanti, testimoni che comunque fanno sentire inadeguati e comunque ti mettono dei tarli che è giusto che ci siano, perché sono quelli che poi ti fanno rimanere capace di aprirti, di modificare i tuoi punti di vista e di, come ha anticipato Pier Giorgio, che questi diventino poi in qualche modo uno stimolo di vita. Quindi è un'occasione importantissima, sono orgoglioso che sia a Chieri che si svolge e
come città abbiamo dato il patrocinio, proprio rendendoci conto di quanto fossimo fortunati ad avere questa occasione. Ringrazio quindi chi l'ha resa possibile, prima di tutto padre Alex e poi il comitato Acqua e la Scuola, che hanno voluto lavorare insieme per metterci in questa occasione. Grazie e buon ascolto e buona riflessione. Lasciamo la parola ai padroni di casa e mi permetto di dire questo: quando così abbiamo avuto sentore che era davvero possibile portare padre Alex qua tra noi, abbiamo cercato un posto, no? Ma quando il preside del liceo ci ha detto: ma io veramente il nostro auditorio me lo do volentieri, anzi ci farebbe piacere che veniste lì e questo servisse anche a un momento così di lavoro, di riflessione con i nostri ragazzi, noi abbiamo detto va bene così, non cerchiamo proprio più niente, anzi siamo molto contenti di essere qui questa sera. Grazie. Prego alla nostra Maura Tosco, a nome del preside, che si scusa ma non è in Italia in questi giorni. Sì, buonasera, io sono la professoressa Tosco e rappresento i dirigenti in questo momento che, come diceva, è via per formazione all'estero. Siamo onoratissimi di avere in questo luogo la presenza di padre Alex, perché questo è un luogo frequentato quotidianamente da centinaia di ragazzi. Il nostro istituto ha circa 1250 studenti e mi sembra significativo che certe riflessioni vengano fatte proprio in questo luogo. Ci faremo sicuramente portavoce con tutti gli studenti che questa sera non ci sono, perché c'è una concomitanza di un altro evento organizzato dagli stessi studenti in un altro luogo. Molti erano dispiaciuti di dover scegliere, ma alla fine per ragioni insomma organizzative erano impegnati altrove, ma abbiamo qualche rappresentante che poi interverrà anche per cercare di insomma manifestare anche l'interesse e il desiderio degli studenti di sensibilizzarsi su questo tema così importante. Buona serata a tutti. Ecco, entriamo, diciamo così, nel vivo degli argomenti che questa sera vogliamo trattare, per i quali siamo qui fondamentalmente. Noi crediamo una cosa, crediamo fortemente che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme alla costruzione di una visione condivisa. La comunità, intesa anche in senso molto laico, la comunità del territorio deve trovare una capacità di riflessione comune, deve trovare la capacità di individuare qual è il bene per il futuro della sua stessa esistenza, della stessa comunità. Ecco, noi crediamo questo, che al di là delle opinioni che sono spesso diverse, si debba trovare la volontà di andare verso un bene comune, e se lo facciamo con una coscienza serena, io credo che questo sia possibile superare le differenze, anzi usarle come un arricchimento per riuscire davvero a darci delle risposte che siano per il bene di tutti, per il bene della nostra comunità, in un'ottica di giustizia, equità, solidarietà e democrazia, cose senza le quali non può esistere una vera comunità. Noi partiamo da un bene comune che per noi è un bene comune per eccellenza, che è l'acqua. Vi ricordo soltanto con due battute che l'acqua non può, non deve essere una merce. L'acqua è un valore importante, l'acqua è una cosa che deve essere e deve rimanere a disposizione di tutti. E questo non è un discorso teorico, questo è un discorso che poi ha delle ricadute molto pratiche, molto concrete nella vita, nella scelta collettiva, istituzionale, ma anche individuale di ognuno di noi. E questo ci pone di fronte a delle scelte. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, poi a prendere l'appello di padre Alex, che è disponibile nei due banchetti che trovate nell'atrio, assieme ai libri di padre Alex, che
insomma, sono lì per essere comprati e, come si dice, letti con molta molta attenzione. Naturalmente tutto questo va a favore dei progetti che vengono portati avanti da Padre Alex e dalle comunità che lui frequenta, con le quali vive, insomma, no? Quindi vi invito caldamente a prendere poi visione del suo appello, che ci tocca tutti, perché nessuno può sentirsi fuori da questo. E proprio per partire in questa direzione, partiamo dai nostri giovani. Non so dove sono, eccole qui, chiedo scusa, sono un po' frastornato anch'io, siete tanti, un po' anch'io mi perdo e chiedo scusa. Ecco le nostre ragazze, a nome della... Ecco, le nostre ragazze faranno alcune domande di introduzione, dopodiché la parola, finalmente, se posso, passerà a Padre Alex, che comincerà da lì e ci dirà il suo punto di vista per tutti gli argomenti che stiamo cercando di approfondire questa sera. Allora, io volevo chiederle, perché secondo lei... Perché secondo lei non si può usufruire dell'acqua in tutte le zone del mondo, nonostante sia un bene comune? E poi volevamo chiederle se può riassumerci gli aspetti più importanti delle sue esperienze in Africa e in Italia e dirci se sono esperienze molto diverse. E poi cosa possiamo fare noi concretamente? Thank you.